qui in laboratorio che aspetto che mi asciughi la colla. Però nel frattempo sto smontando un po' di questa ferramenta da una specie di mobiletto, il trucciolare che volevo buttare. E da qui si possono recuperare tante cose, le cerniere a scodellino, tutte le viti che montano le cerniere stesse. O perché no, anche le maniglie. Addirittura se sono integri, anche le spinette in legno possiamo recuperare. Così le recuperiamo da questi mobiletti che fondamentalmente non valgono più niente, la gente non li vuole più. E anche lo spreco che vado a buttare, perché comunque sono... Sono in ottime condizioni e hanno comunque un costo. Trucciolare magari possiamo recuperarlo per qualche progetto qui in laboratorio, per niente di esteticamente molto bello, però è pur sempre un materiale da costruzione, via. E così praticamente abbiamo tanto materiale gratuito per i progetti che vorremmo andare a realizzare. Guardate qua, anche le guide dei cassetti. Le guide dei cassetti nei Brico costano ancora qualcosina, meno che anche i perni per fissare i ripiani, le giunzioni perno barilotto. L'essenziale è avere il tempo di farlo. E io quando sono in laboratorio, qualche tempo morto che magari non posso fare altro, devo aspettare, la cosa ideale è proprio smontarsi tutte queste belle cose qui, si mettono via in ordine in modo che quando servono poi si vanno a ripescare. E soprattutto non dobbiamo andarle poi a comprare, sia con perdita di tempo e ovviamente perdita di denaro. Però sapete com'è il mio motto: riciclare è la prima cosa. Ciao ragazzi, io vado avanti nel mio passatempo. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.